Ben ritrovate cari amiche e cari amici di Rai Italia, anche oggi siamo prontissimi per una nuova puntata in cui tratteremo temi legati al passato ma anche al presente e al futuro. Parleremo infatti di natura, parleremo di botanica, parleremo di solidarietà e di spettacolo. Infatti inizieremo subito a parlare di un artista che ha davvero segnato la storia della comicità italiana. Sto parlando di Massimo Troisi, di cui tra l'altro quest'anno si festeggiano i 25 anni dalla sua scomparsa piuttosto prematura, e Roma lo celebra con una mostra di cui vi parleremo. E poi ospiteremo una giornalista, una blogger che da anni racconta le storie di giovani che hanno lasciato il nostro paese. E poi ancora parleremo di botanica, cercheremo di capire come questo settore potrebbe davvero diventare una frontiera imprenditoriale. Poi vi racconteremo una bellissima storia che parte da Matera, che voi sapete perfettamente che è la capitale della cultura europea. Ovviamente non potrà mancare la musica, grazie ai nostri amici di Rai Radio Live avremo una bellissima intervista a Daniele Silvestri, e poi c'è la musica del nostro maestro Stefano Palatresi. Presente, buongiorno signorina Monica, come state? Qua siamo proprio bucolici oggi, parleremo di piante, di botanica. C'è una sorpresona. Una sorpresona per me, ho finalmente qualcuno che fa una sorpresa, vero? Dico, la pianta nasconde una sorpresa. Ah, la pianta, pensavo tu a me. No, vabbè, una sorpresa è sempre ritrovarti splendida come sempre. Ma che carino. Va bene, allora, abbiamo detto che inizieremo a parlare del grandissimo Massimo Troisi. Vogliamo dedicargli una canzone, comunque insomma introdurre l'argomento. Beh, se parliamo di Troisi come canzone non si può prescindere da Pino Daniele, perché no. Pino Daniele, penso, tranne il Ricomincio da tre, ha firmato tutte le musiche dei film del grande Massimo Troisi. E quindi qual è la più rappresentativa in assoluto? È la canzone Quando, che qualche filmato anche quando, quella, proprio quando. Quella. Qualche filmato che è arrivato, magari qualche filmato privato, vedeva come la prima volta che Pino Daniele faceva sentire la canzone a Massimo Troisi, e Massimo Troisi suggeriva qualche cambiamento di testa, che poi è proprio avvenuto. Quindi, l'hanno arrangiato assieme? No, arrangiato, diciamo che qualche suggestione nel testo è stata anche suggerita da Massimo, questo per dire quanto fossero complici e amici, amici insomma, in tutto questo. Allora, quindi, dedicata al grande Massimo, Quando? Quando? Tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso? Verso un giorno disperato, ma ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana pazzia è il paradiso. Non esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando, quando, quando. E allora grazie maestro, ci hai davvero regalato il modo perfetto per introdurre il poeta Massimo. È così che è stato definito, meglio, si è intitolata la mostra dedicata a lui, allestita al Teatro dei Dioscuri del Quirinale, ed è qui con noi all'Italia con voi uno dei suoi curatori, Marco Dionisi. Benvenuto all'Italia con voi, Marco. Grazie. Che giovane che sei, non mi aspettavo così giovane, Marco. Eh sì, diciamo che quando c'è passione si possono scavalcare anche i limiti di età, che a volte insomma ci sono. Non c'è età. Senti, a proposito di cura, quanta ce ne avete messa per realizzare questa mostra?
Allora, al di là del tempo, la cura è stata massima, massima come Troisi, in tutto e per tutto, perché con Nevio De Pascalis, il mio amico collaboratore con cui ho rinnovato questo sodalizio artistico delle mostre sul cinema, ci siamo dedicati veramente anima e corpo a questa mostra, perché abbiamo raccontato un personaggio eclettico, un personaggio intimo, un personaggio intellettuale, al di là poi del lato comico, che è quello che ci viene in mente quando guardiamo un suo video, una sua fotografia, ma c'è tanto altro in profondità. Quindi abbiamo cercato di scavare il personaggio e lo abbiamo fatto con delicatezza, un po' così come era lui, no? Sensibile e delicato, senza mai alzare i toni. Non abbiamo usato per questa mostra toni trionfalistici, era quello che a Massimo forse non sarebbe piaciuto. E quindi abbiamo fatto una mostra lavorando tanto, un prodotto normale, poi semplice, come era Massimo Troisi. E allora vediamo assieme un breve filmato della vostra mostra. Troisi, poeta Massimo. Così titola la mostra che celebra l'attore, il regista, il comico e soprattutto il poeta. E sì, Ettore Scola lo definì così, poeta. E ogni scatto di questa mostra, ogni video, ogni locandina, ogni installazione, ogni carteggio personale sottolinea quanto questa definizione gli calzi a pennello. Il 4 giugno del 1994, quando le prime pagine dei giornali titolarono «Non ci resta che piangere», citando uno dei suoi film. E questa mostra, allestita fino al 30 giugno al Teatro dei Dioscuri al Quirinale, è un vero e proprio omaggio al poeta Massimo. Quindi Marco, questa mostra è una retrospettiva che racconta in modo trasversale sia l'uomo che l'artista. Sì, abbiamo fatto questo duplice lavoro che poi si unisce, perché raccontando l'artista che ha vissuto anche per il suo lavoro e ha raccontato anche se stesso nei suoi film, che ha diretto, ha interpretato come attore, che ha sceneggiato con Anna Pavignano, c'è comunque il Massimo Troisi privato. E poi la cosa bella è appunto approcciare a un artista scavando proprio il personaggio e andando a vedere delle cose desuete, no? Delle cose che sono piuttosto rare, per esempio la poesia, da cui poi il titolo Troisi poeta Massimo. Poesia perché Massimo è stato un poeta, ma non solo un poeta perché ha scritto delle poesie e lo ha fatto in tenera età, poi possiamo spiegare anche il perché, ma perché lui è stato un profondo intellettuale e ha vissuto poeticamente, cioè ha sempre avuto un pensiero che ha cercato di comunicare attraverso il teatro, con Lello Arena e Enzo De Caro, già ai tempi dei Saraceni e poi nella Smorfia, e poi nei suoi film, quindi raccontando la difficoltà e la sua generazione, quella di giovani spesso disoccupati, di una generazione post terremoto in Campania. Ha raccontato l'amore e lo ha fatto in maniera molto delicata, con la cosceneggiatrice appunto e compagna all'epoca Anna Pavignano. Ha raccontato i sentimenti attraverso storie di uomini e di ragazzi semplici, i cosiddetti antieroi, così venivano definiti, che erano così tanto lontani dal cinema dell'epoca, no? Quando si pensava a questi grandi conquistatori, invece ragazzi semplici che soffrono anche per amore. E probabilmente questo è il segreto del fatto che Troisi, a distanza di 25 anni dalla sua scomparsa, è ancora molto amato trasversalmente, cioè da ragazzi, da nonne che ancora lo ricercano sul web, cioè vogliono sapere di lui. Sì, cioè io ci penso spesso, perché io sono dell'85, quindi quando Massimo Troisi è venuto a mancare avevo 9 anni soltanto. Però Massimo Troisi piace a me, piace ai miei genitori, piace ai miei nonni, è trasversale ed è assolutamente attuale, perché quello che lui ha raccontato, quello che lui ha trasmesso, ha raccontato un'Italia che poi è un'Italia
contemporaneo, in Italia attuale, cioè i suoi temi, quelli per esempio sulla religione, sulla società, sulla politica, che spesso ha raccontato attraverso i testi della Smorfia con De Caro e con Arena, sono assolutamente contemporanei, possono essere così trasmessi anche oggi in un talk show di attualità. Insomma. E questo lo ha reso sicuramente ancora vivo nel ricordo di tutti. Allora adesso vediamo insieme questo momento di televisione davvero indimenticabile. Era il 1988 e Troisi partecipa ad Indietro tutto, la storica trasmissione di Renzo Arbore. Innanzitutto salutiamo Renzo Arbore, che dovrebbe tornare a trovarci anche prima della fine di questa stagione. Marco, quanto è durata la ricerca che poi ha portato, insomma, in vita, no? questa mostra su Massimo Troisi? Beh, la ricerca, diciamo, che è la parte più complicata di questo lavoro, dove si cerca di fare un lavoro certosino che sia più aderente possibile con il personaggio, quindi si cerca proprio di entrare nel personaggio e si studia, si cerca, lo si fa attraverso il materiale di famiglia, che è fondamentale per una mostra monografica, anche per far vedere qualcosa di nuovo, di inedito, anche per avere dei racconti da parte di chi lo ha conosciuto meglio di tutti, quindi il nipote Stefano Veneruso, con cui abbiamo collaborato per questa mostra, di cui lui è supervisore, la sorella Anna Maria. E poi le interviste, tutto quello che riguarda comunque la parte audiovisiva, i suoi carteggi, anche leggendo le sue poesie, dove si entra proprio nell'animo di Massimo Troisi. Quindi diciamo 3-4 mesi sono stati impiegati proprio per mettere in moto questa macchina che è partita appunto pochi giorni fa, ed è questa, ripeto, la fase più delicata, dove proprio si entra a contatto con il personaggio. E c'è un episodio magari più sconosciuto al pubblico che ti ha invece colpito particolarmente? Beh, a me ha colpito la sua onestà di fondo, il fatto comunque di non essere mai sceso a compromessi. Massimo Troisi è stato sempre autore di se stesso, lo ha fatto attraverso la leggerezza, attraverso la comicità, che poi è il cardine della nostra commedia all'italiana. Non scenderà a compromessi, ma non quando era già Massimo Troisi, quando già faceva cinema dall'81 a partire con Ricomincio da 3, ma lo ha fatto sempre, lo ha fatto già dai tempi del Centro Teatro Spazio a San Giorgio a Cremano, dove ha voluto sempre mettere in scena delle opere scritte da lui con testi che rappresentassero proprio il suo animo. E, per esempio, c'è l'episodio che a me ha colpito molto, quello di Sanremo, dove appunto Troisi viene chiamato nel 1981 al Festival di Sanremo per promuovere il suo film Ricomincio da 3. Quindi immaginiamoci un giovane che esordisce nel cinema, viene chiamato sul palcoscenico dell'Ariston per fare 3-4 sue gag, promuovere il film è un sogno, diciamo, per tutti. Di tutti. In realtà due pezzi su tre li vengono censurati, quelli sul terremoto e sulla religione. E per cui lui non accetta la censura e il giorno stesso se ne va e non partecipa al Festival di Sanremo, non promuovendo il suo pur film. Pur di essere coerente con se stesso. Lo ha fatto per essere coerente, per non tradire gli amici, la famiglia e i suoi fan. E questo per me è stato forse la scoperta più esempio, bella. Un grande esempio, sì. E adesso, a proposito di lettere, dovremmo vedere questa lettera scritta tra l'altro da un premio Oscar, il regista Paolo Sorrentino, al suo concittadino Troisi nel 1991. Eccola qui. Allora, io, se capisco bene, visto considerato tutto il materiale che sei riuscito a recuperare, tu hai avuto un bellissimo rapporto, comunque un rapporto con la famiglia di Troisi, perché immagino che questa fosse stata conservata da loro. Assolutamente sì, questa fa parte dei decimeli della famiglia Troisi, che per la prima volta escono appunto da casa Troisi, e tra le varie cose è uscita fuori appunto questa lettera meravigliosa, ma al di là, insomma, del fatto che l'abbia scritta Paolo Sorrentino, che non è comunque un dettaglio. No, però non era neanche un coetaneo, quindi sono generazioni diverse ma sensibilità affini. Esattamente. Direi. La cosa bella è che c'è un giovane che comunque si sta laureando in economia e commercio, che però anche con sfrontatezza e con ingenuità, l'ingenuità appunto del giovane, chiede a Massimo Troisi
Troisi di poter lavorare come aiuto regista. E la cosa bella è che Massimo Troisi rispondeva a tutti, era molto attento alla corrispondenza, quindi non c'era un curriculum che cestinava, non c'erano foto che venivano abbandonate, lui aveva delle risposte, diciamo, standard in base appunto a quello che si chiedeva, e pretendeva che i suoi collaboratori rispondessero a tutti quanti. Quindi anche questa lettera, anche se non ha avuto gli esiti sperati per Paolo Sorrentino, ma poi lui ha avuto la sua carriera, anche lui appunto ha avuto una risposta. E la cosa bella è che insomma, adesso analizzando col senno di poi, possiamo dire che in parte sono state, comunque sono due anime anche molto vicine, perché entrambe campane, napoletane tutti e due, hanno raccontato Napoli anche senza farlo, nel senso che non lo hanno fatto con leggerezza, con rispetto, e quindi non hanno abusato appunto degli stereotipi e del modo di fare che spesso purtroppo capita quando si racconta Napoli, che poi è la cosa più facile da fare, e questo forse è il più grande rispetto che due autori come appunto Troisi e Sorrentino possono fare nei confronti della propria terra, che con il loro lavoro hanno reso famosa nel mondo, perché poi Sorrentino ha vinto il premio Oscar, ma diciamo con La grande bellezza, ma anche Massimo Troisi con Il postino, anche se non l'ha vinto come film, ci ha lasciato un testamento apprezzato in tutto il mondo. Eh sì, a proposito del postino che conclude un po' insomma il cinema di Troisi, direi che è partito con le lettere e è finito allo stesso modo. Esattamente, è quello che poi vogliamo ricordare e raccontare anche noi in mostra, perché la mostra inizia con l'infanzia e quindi con queste poesie originali che ha scritto Massimo Troisi giovanissimo, si chiude con Il postino, il suo ultimo film del 1994. È come se si chiudesse un cerchio, noi lo abbiamo fatto con la mostra, Troisi lo ha fatto nella vita, che ha sempre vissuto poeticamente, e la chiude con un film tutto sulla poesia, in cui il postino non diventa poeta, perché poeta lo era Neruda, ma vive poeticamente. Quindi questa è la cosa più bella che abbiamo anche voluto mettere in risalto nella mostra. Prima di salutarci vogliamo far vedere un estratto dal programma Morto Troisi, Viva Troisi. Spieghiamo che si tratta di una sorta di finto documentario curato dallo stesso Troisi e trasmesso dalla RAI nel 1982. E con questo divertente contributo io saluto e ringrazio Marco Dionisi, vi ricordo ovviamente la mostra Poeta Massimo al Teatro dei Dioscuri del Quirinale a Roma. E adesso invece è arrivato il momento del primo filmato dall'estero di oggi, tra poco parleremo con una giovane giornalista, allora facciamo prima un salto in Cile per conoscere un altro giovane, è un videoblogger e lavora nel settore del marketing, il filmato del nostro Alessandro Galassi.